Bentornati a tutti amici dei Disinformati, siamo tornati su Animal Crossing e Piombi Designer. Oggi dovremmo fare quella che a quanto pare è l'ultima opera pubblica della città. Dovrebbe esserci Fuffi che ci aspetta dentro l'agenzia, allora entriamo e vediamo di che cosa si tratta. Ed eccola qui. Buongiorno, come al solito, Fuffi è venuto a trovarci, ci sono delle novità. Zimo, tutto bene? Al municipio sono rimasti tutti entusiasti per il tuo lavoro con la sala concerti, che potete trovare esattamente qui sopra nello scorso episodio. Ci hanno dato il via per l'ultimo progetto, quindi avevo ragione, l'albergo. È un peccato pensare che questo sarà l'ultimo lavoro che faremo assieme, Zimo, ma per il momento non vedo l'ora di vedere cosa hai in mente per l'albergo. Che ne pensi? Ti senti in grado di accettare anche questa sfida? Allora serve un atrio, due camere e una sala da pranzo. Quindi oggi è proprio episodio lunghissimo, 12 minuti. Scommetto che salterà fuori un albergo coi fiocchi. Ci penso io. Accetti quindi, te ne sono davvero grata. Ci sarà molto da lavorare, data la grandezza dell'edificio, ma ti aiuterò il più possibile. Andiamo a vedere un po'. Ok, siamo arrivati. Innanzitutto gli esterni. Allora, possiamo farlo così, che onestamente è molto bello. Rosa non mi va. Questo com'era? Ah, questo invece ha le piante da bambù, è un po' più in stile giapponese, orientale. Allora, io sono indeciso tra questo e questo. Questo è un po' più signorile, un po' più... ha un'aria un po' più nobile, mentre questo un'aria un po' più classica, orientale. Io direi di farlo così, mi piace di più. Oh, ok, siamo nell'atrio. Quelle credo siano le due camere che dobbiamo realizzare. E poi cosa mancava più? Alla sala da pranzo, quindi dovrebbe essere sopra. Ragazzi, io come al solito, per l'ultima volta sulle opere pubbliche, faccio tutto quanto, vi faccio dare un'occhiata e poi concludiamo l'opera. Perfetto ragazzi, allora nella reception ho messo ovviamente il bancone con le sedie per chi si deve stabilire qui per qualche notte. Magari ci mettiamo una cassa, che dite? Oh, in stile antico, così, gira, gira. Qui ci ho messo un orologio, da questa parte ho fatto l'area, diciamo, relax della hall, quindi ci ho messo queste poltrone e il divano intonati. Tavolini con i fiori per rendere un po' l'ambiente più colorato. Qui dietro ci ho messo un quadro. Mentre da questa parte, come vedete, c'è un distributore automatico. C'è lo stellomat per ritirare i soldi. Ho scelto questo stile per le porte. Mentre da questa parte abbiamo semplicemente delle panchine, condizionatore, poi ci ho messo delle piante e una TV. Poi ho abbellito con dei quadri qua e là e con degli oggettini. Adesso vado a fare la sala pranzo al piano superiore. Bene ragazzi, allora per la sala da pranzo richiedeva solamente due tavoli a 5 sedie, ma siccome qui non facciamo complimenti, ho fatto i tavoli col buffet dove uno può andare a prendere quello che vuole e poi ci ho messo, come vedete, 1, 2, 3, 4 e 5 tavoli per i clienti dell'albergo e li ho semplicemente abbelliti con un po' di cibo. Adesso insieme a voi aggiungiamo un po' di cosine, come per esempio il segnale di uscita d'emergenza. Poi ci mettiamo un bell'orologio che sta qui. Facciamo sempre quello che abbiamo messo al piano terra. Mettiamo qui sopra i tavoli così uno può vedere quando è ora di mangiare, quando non è ora di mangiare. E poi direi di metterci, non lo so, una bella TV magari, così chi vuole può vedere un po' di televisione nel frattempo. Ok, e anche sopra ci mettiamo un bel lampadario, non bello quanto quello che c'è a piano terra, però
Poi, come vedete, è anche abbinato ai colori che ho scelto per questa stanza. Ho modificato alcuni oggetti e, come potete vedere, ho aggiunto qualche quadro per dare un po' più per togliere un po' di vuoto dalla stanza. Ok, adesso scendo a fare le due stanze per i visitatori e concludiamo l'episodio. Ok, allora, per quanto riguarda la stanza per gli ospiti, ho messo ovviamente il letto con i comodini, una TV, l'armadio, ho fatto la zona bagno molto semplice, però non potevo fare altro, non ci va nemmeno più nulla, quindi ho anche utilizzato dei tappetini piccoli celesti per dare comunque l'idea che quello è il bagno. Mentre da questa parte ho messo un orologio a pendolo e una sedia con lo specchio e insomma, quando uno vuole sistemarsi. Andiamo a fare l'ultima e ci salutiamo. Ok ragazzi, praticamente ho fatto la stessa stanza di prima, giusto ho cambiato un attimo la disposizione degli oggetti perché per esempio non ci andavano da una parte, dato che la porta invece di essere su adesso è giù. Per il resto è tutto uguale alla stanza di prima, tranne il fatto che non ho cambiato il colore ai mobili per dare un po' di differenza, dai. Possiamo dire a Fuffi che abbiamo concluso l'albergo. Yeah! Ok, siamo nell'albergo. Beh, penso che se la stiano godendo tutti quanti, seduti. Lui è arrivato con la valigia addirittura. Vediamo un po'. Secondo me è d'impatto, dai. Qui ci ho messo anche il tappeto per fare proprio la zona relax pura. Perfetto, dai, secondo me è venuto bene, dai. Adesso vi do il codice. L'albergo è finalmente pronto per accogliere clienti. La nostra città ne aveva davvero bisogno. Riesci ad immaginare quanti turisti faranno visita? Al solo pensiero mi gira la testa. Mi è venuta un'idea. Che ne dici di celebrare la nuova apertura con una bella festa? Inviteremo tutti i dipendenti della Imonook che hanno contribuito a rendere questa città così bella. Se sei d'accordo, torno subito in municipio per organizzare tutti i preparativi. Non vedo l'ora. Una festa. Addirittura. Ok, ragazzi. La mia ultima opera pubblica è conclusa. Il codice per visitarla, se avete il gioco, è 0798... 5711865, come vedete qui in sovraimpressione. Ehi là, ciao, bentornato. L'albergo ha un aspetto stupendo, se solo potessi abitarci. Ah, nei miei sogni forse. Dimenticavo, di sicuro Fuffi ti ha già informato che domani ci sarà una cerimonia per festeggiare il progressivo ampliamento della città. Mi raccomando, non mancare. Ciao, a domani. Quindi forse la città si sta ancora ampliando o... oppure ho capito male io. Non saprei. Comunque ragazzi, l'episodio è durato tantissimo, il telefono mi segna 45 minuti di registrazione. Che dirvi, grazie ancora per essere passati e di lasciare tanti mi piace ogni volta che ve li chiedo. Per il prossimo episodio, come al solito, sono solo 3 mi piace. Ricordatevi però di seguirci su Facebook, Twitter e Twitch, come vedete da questa parte, per informazioni sul nostro canale, aggiornamenti, tantissime cose, anche roba in anteprima che generalmente postiamo solo su Facebook. E ovviamente per rimanere aggiornati, se mai dovessimo fare qualche live su Twitch e vorreste seguirci, potete seguirci su Facebook per rimanere informati anche voi. Detto questo ragazzi, io vi lascio, fatemi sapere cosa ne pensate di questo albergo e cosa vorreste vedere nel prossimo episodio a parte la festa. Grazie ancora per essere passati, ci vediamo alla prossima, ciao!